Sicuramente una partita importante. Abbiamo respirato tutta la settimana all'interno dello spogliatoio, sapendo che all'esterno per tutta Taranto questa è una partita importante che manca da tantissimi anni, quindi a dimostrazione di una partita importante, di una partita molto sentita, questo l'abbiamo avvertito in settimana, però allo stesso tempo dobbiamo star sereni, star tranquilli e giocarci questa partita nel miglior modo possibile, con la massima lucidità, perché è una partita difficile, complicata e ci teniamo a giocarla bene. Quindi massima concentrazione da parte nostra, massimo entusiasmo perché è una partita bella e dobbiamo dare il massimo, perché è ovvio che per la città dobbiamo fare sicuramente un'ottima partita e cercheremo di farla sicuramente. Beh, ci arriva bene, ci arriva con entusiasmo, con convinzione, con determinazione. È una partita importante, allo stesso tempo molto difficile, lo sappiamo. Affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato, sta facendo bene, ha tantissima qualità, ha un ottimo allenatore. E sicuramente una piazza che in questo momento sta facendo benissimo e sta mantenendo, perché sono gli obiettivi stagionali. Quindi noi ci arriviamo con tantissimo entusiasmo, con tanta voglia di fare bene e con la consapevolezza anche di andare a Bari e giocare da Taranto. Sì, ma infatti il disappunto mio era proprio in riferimento a questo, perché questa squadra non deve mai perdere la voglia di far sempre meglio, di migliorarsi, e assolutamente non si deve mai accontentare. Noi dobbiamo lavorare sempre in funzione della partita e cercare di trarre il massimo quando poi scendiamo in campo. Un pareggio in casa contro l'ultimo in classifica, indipendentemente dalle difficoltà che avevamo, perché sapete benissimo che non è una situazione che all'interno ci lamentiamo, quindi chi scende in campo alla massima responsabilità e massima fiducia da parte mia, quindi quando scendiamo in campo dobbiamo fare il massimo. Domenica il mio disappunto era dovuto proprio al pareggio, perché secondo me potevamo fare meglio. Guarda, io penso che indipendentemente dalla strategia, se un pressing ultra offensivo, un pressing offensivo, mantenendo la linea un po' più bassa, cercando poi di crearti quei metri alle spalle per le ripartenze, indipendentemente dalla strategia, io penso che devi mantenere sempre un equilibrio giusto. Questo è quello che ha sempre contraddistinto la nostra squadra in questi due anni, cioè l'equilibrio giusto, sapere e capire quali sono i momenti della partita e leggerla innanzitutto, ed essere consapevole che ci si può anche abbassare un po', crearsi quello spazio alle spalle dell'avversario e poi andarli a colpire. Ma allo stesso tempo c'è un momento della partita dove devi andare a prendere gli alti e non farli giocare, perché questa è una squadra che palleggia benissimo, ti muove benissimo e sei bravo a crearsi gli spazi per poi attaccarli, a giocatori esperti, a giocatori di qualità che sanno dove attaccare gli spazi, e lì dobbiamo essere bravi, magari in quel momento della partita si stanno dando difficoltà, a non farli giocare. Perché questa è una squadra, ripeto, che muove benissimo palla, ti porta da una parte per attaccarti sul lato opposto e hai giocatori di qualità che nell'uno contro uno ti fa male. Quindi dobbiamo essere bravi, equilibrati, capire i momenti della partita ed avere strategie diverse. Saraniti, devo fare i complimenti allo staff medico perché mi dà la possibilità di avere a disposizione anche Tommasini e Versienti, seppure sono da valutare un attimino le condizioni fisiche, perché soprattutto dal punto di vista atletico, perché Versienti ha questo fastidio alla caviglia, per il ragazzo ha stretti i denti, lo staff medico è stato bravo a mettermi a disposizione, quindi è molto importante avere anche dei cambi durante la partita. Tommasini è arruolabile, si è allenato con la squadra da mercoledì, quindi è arruolabile, e anche per questo motivo valuteremo le condizioni di Tommasini per buttarlo in campo. Recuperiamo Saraniti, importantissimo per noi, sarà della partita, il ragazzo si è allenato da martedì col gruppo, quindi sicuramente partirà dall'inizio. E per il resto niente, scenderemo in campo cercando innanzitutto di mettere in campo la migliore formazione dal punto di vista atletico, che mi diano garanzie, cercando di lottare e di fare una partita importante sia dal punto di vista atletico ma anche dal punto di vista mentale, quindi gente che stia bene assolutamente, e poi avere i cambi giusti per poter affrontare i 96 minuti e avere quella situazione in più per nei minuti finali, per mettere gente fresca in campo senza star lì a cambiare ruolo ad alcuni giocatori. È un momento sicuramente dove il merito dello staff medico è importante per noi, perché far recuperare anche i giocatori nell'arco di una settimana è fondamentale in questo momento del campionato. Merito a loro per questa settimana, e le scelte sicuramente me le porterò fino a domani mattina, cercherò di capire qual è il giocatore che sta meglio fisicamente e poi la staffetta la deciderò domani. Ma guarda, innanzitutto il risultato è importante, perché questa è una partita sicuramente difficile, però allo stesso tempo ci sono tre punti in palio e noi cercheremo di giocarsela, come dicevo prima, al massimo, perché vogliamo fare sicuramente una partita per cercare di portare punti a casa.
non andiamo sicuramente lì ad aspettare nessuno, vogliamo giocarci la partita per portare punti a casa e lo faremo sicuramente cercando di avere equilibrio, attenzione, determinazione, atteggiamento giusto, tutto quello che serve per una partita importante. Noi dobbiamo farlo per il rispetto sicuramente della piazza, perché questa è una partita che io sono arrivato l'anno scorso e l'anno scorso già sentivo parlare di questa partita, quindi in tutti questi mesi ho capito l'importanza e ho cercato di trasmettere ai ragazzi, come io, come il capitano, come il direttore, il presidente oggi e tutta quella gente che in queste settimane ci è stata vicina, sia dal punto di vista dei social, anche dal punto di vista delle visite che abbiamo avuto qui allo stadio. Quindi per noi è una partita sicuramente importante, l'abbiamo recepito, l'abbiamo capito per la storia di Taranto e a maggior ragione dobbiamo rispettare tutto questo. Quindi da parte nostra dobbiamo fare una partita importante, indipendentemente dalla strategia, ripeto, una partita importante. Quindi massima concentrazione, massima determinazione, andremo lì a giocarci la gara al massimo delle nostre forze. Lo dobbiamo fare per il rispetto della città. Ma guarda, certo che sono soddisfatto ed emozionato sicuramente a giocarmi questa partita, però la concentrazione è massima e quindi in settimana abbiamo pensato a preparare al meglio questa gara e cercando di mantenere equilibrio, anche perché come me ci sono anche tanti ragazzi che hanno esordito quest'anno in Serie C nel gruppo, quindi abbiamo cercato di mantenere la tranquillità, la serenità, però conscio e consapevole che andiamo a giocarci una partita per noi importante nella nostra carriera, perché secondo me, per quanto mi riguarda e anche per i ragazzi, lo spero, perché loro magari con il tempo possono avere la possibilità di giocare queste partite, però sono partite che poi ti rimangono dentro nel tuo percorso da allenatore, da giocatore, quindi devono essere contenti, entusiasti e devo giocarsi questa partita con tranquillità, conscio e consapevole che è una partita bella da giocare, sicuramente importante, però bella da giocare, quindi la tranquillità sicuramente può essere l'arma in più. E dare il massimo, mantenere la concentrazione giusta, perché poi alla fine puoi sbagliare. Vendere cara la pelle significa buttarsi delle ansie dentro, arrivare poi sul palcoscenico e sbagliare la prima palla e poi in quell'occasione andare in difficoltà. Invece la serenità, la tranquillità, giocarsi al massimo questa partita, cercando di fare il proprio lavoro nel modo giusto. Il direttore deve essere il nostro esempio, deve essere l'esempio che a 18 anni è andato a giocare partite importanti, e senza paura, senza timore, con la consapevolezza di essere un giocatore forte e con la voglia di andare a giocare questa partita, cercando di dare il massimo, non aver paura di nessuno e non perdere quella tranquillità che poi serve in queste gare. Il direttore è il nostro esempio, oggi questa settimana ha parlato anche alla squadra, quindi ha dato secondo me l'input giusto e i ragazzi adesso devono solo andare in campo e dare il massimo e giocarsi questa gara nel miglior modo possibile per il gruppo, per la squadra, per la città e anche per loro stessi, perché ripeto, è una partita che sicuramente li rimarrà dentro per tantissimi anni.